bella. Infedelmente fedele è la formula che meglio sintetizza questa nuova versione della fiaba di Biancaneve, realizzata per ragioni meramente commerciali, ma che qualche motivo di interesse può anche averlo, almeno per i più giovani. La chiave è Dark, la strega Ravenna, l'ottima Charlize Theron, pur di conservare l'avvenenza, deve nutrirsi dell'anima e del cuore di ragazze innocenti. In testa la figliastra Biancaneve, la Kristen Stewart di Twilight, che tiene reclusa sin da bambina. Quando la ragazza fugge, viene inviata a catturarla il cacciatore Chris Hemsworth, al cinema lo ricordiamo per Thor, che avrà però pietà di lei, e il resto è noto. Tu, cacciatore, farei questo per me! È un classico sia la storia che il personaggio. Abbiamo voluto per ora inventare il racconto dando vita a una nuova versione, accessibile a tutti. Abbiamo voluto esplorare nuovi mondi, anche dal punto di vista visivo. Il film viaggia a cavallo tra Favola Nera, New Age, omaggio a Matrix, Biancaneve la prescelta, passando per i territori del Signore degli Anelli e Robin Hood. Ogni circa 30 minuti si combatte pesante di spada. Aggiungiamo che la protagonista è la beniamina di Twilight e il gioco è fatto. Un onesto intrattenimento, dunque, nato per fare cassetta, cosa che in America ha funzionato, visto che il film ha incassato sinora 98 milioni di dollari. Il finale aperto chiede già un sequel. Va bene tutto, però adesso lasciamo che la principessa ripassi in pace.